Preparando per il matrimonio, ho già fatto sì, la base e sono da qualche giorno con una sciatica terribile. La sciatica mi fa compagnia, sto mettendo l'ora a Mercè. Purtroppo ho messo un busto, un busto per tenere fermo, un cerotto che tiene la parte riscaldata. Sto facendo anche l'agopuntura e i massaggi, oltre a cibarmi di Aulin, che non è biologico, e mi sto truccando per la prima volta dopo. Sì, mi sono truccata un po' l'altro giorno, ma qui è la festa del Dragon Festival. E quindi, insomma, sto facendo una buona vacanza. Adesso, truccarsi, non ho proprio fantasia oggi. Quindi, siccome sono vestita in bianco e nero, ho un vestito lungo. Vabbè, poi metterò questo al collo. E poi un parka, cioè non... Credo che metterò solo il rossetto blu. Ah sì, no, metterò questo di Chanel, metto un po' di questo, un po' di bianco e rosa qua dove ho appena messo. Ho appena messo il soft ocra, quell'altro, come si chiama? Mamma mia, che cosa brutta è la sciatica di mio. Perché tutto questo dolore, della schiena e dell'anca. Stamattina ho pure camminato sul tapirulan, ma tutto questo dolore della schiena e dell'anca si protrae anche sull'addome. E io ho già sempre un problema di un addome molto dolorante. Però un matrimonio che è molto importante, non posso e non voglio mancare. Questi amici si sposano dopo 20 anni che sono assieme, hanno 2 bambini, una bambina e un bambino, e insomma, tra l'altro io c'era sempre un regalo che volevo fargli, dicevo, sì, adesso non ci sarà neanche, dicevo, cioè, c'era una cosa che... Facciamo una codina. C'era una cosa che piaceva. E dicevo, ve lo regalo per il vostro matrimonio. Adesso questa cosa è in Italia. Quindi ho pregato mio fratello a cercarla.
linea guida. Perché uno vuol fare le cose più complicate quando non sta... Tanto non si vedrà nulla. Allegra è già agitata, perché lei intuisce che non è una cosa dove porterò. Boh, sì, sono quasi uguali. Vabbè. Allora, vediamo di mettere un'ombra di qualche cosa che crei, come si dice, dopo metto un po' di spray, un'ombra di qualche cosa che crei un po' di, come chiamate, profondità. Proprio non ho fantasia, non ho proprio fantasia. Quindi credo di andare sul neutro. Ci fosse mai un grigio? Beh, potevo prendere pure un pennello. Che poi non mi ricordo, ma sto smettendo una cosa della Slick, non mi ricordo mai qual è l'ombretto, qual è l'ombretto che ho utilizzato ogni volta che uso le palette, perché vado a caso Signore, perché non ho nessuna di voi che mi... Magari vengono fuori le cose belle quando non devi andare in nessun posto. Poi al momento che devi andare in qualche posto, in più col problema di sciatica. C'ho un altro trucchetto, che è questa matita che non se ne va neanche a cannonate. Tanto si attaccherà anche sotto, per cui poi dopo la rimetto. Voi come state? Sciatiche, cose, o siete pronti già per la prova costume? Io nessuna prova costume. Anzi no, dire il vero ne ho comprato pure uno. Simpatico, perché... Poi ve lo farò vedere, perché ho intenzione di farvi vedere un po' di cose che compro, perché non vi faccio vedere mai i miei acquisti, non ho fatto mai vedere i miei acquisti. E allora approfitto e faccio vedere proprio questo costume, perché è carino, perché io uso
i costumi interi, così per quando su I Love Extreme uso i costumi interi, però porto sempre la parte di sopra del bikini, perché poi quando mi stendo a prendere il sole non voglio l'abbronzatura da... Questo vabbè anni fa, perché adesso è molto diverso. L'abbronzatura da operaio. Però ho trovato invece questo costume su Taobao, che è questo portale cinese dove si compra di tutto e di più, dove puoi spendere anche soldi stando comodamente a casa, dalla cosa che costa anche 1 euro e te la consegna un corriere il giorno dopo. E niente, ho trovato questo costume che è un 2 pezzi, però la parte di sopra è un top lungo proprio fino ai fianchi, che si arrotola con facilità, e quindi niente, come si fa a dire che I Love Extreme? Ma sarà l'umidità di Shanghai? No. Ecco qua. Boh, vabbè, tanto basta che lo vedo io. Sarà l'umidità di Shanghai che li tiene belli umidi i prodotti. Io infatti da un bel po' di tempo creme affini sono tutte già in frigorifero, a parte il fatto che non mi piace tenerle molto in bagno, a meno che non faccia la doccia con la finestra aperta, perché il vapore poi non fa bene, insomma. Quindi non è che aspetto l'estate, poi l'estate qua, lasciamo stare. Beh, io devo dire una cosa, qui hai ragione che non si fa vedere il mascara con eyeliner. Cristina di makeupreview.net con un eyeliner grosso, però... Si vede? Ok, l'importante è che lo veda io. Ma vabbè, no, questo il mio tattoo scorpione si coprirà, perché ho un parca bellissimo di jersey in seta. I Love Extreme. Il problema adesso è che io voglio mettere questo rossetto blu, ma il problema di fondo è che se poi non mi piace, perché questo rossetto è un pigmento di Aleguaras, che è fatto in mio onore, tutta una collezione che vi ho già parlato,
E se non andasse bene, poi è difficile togliere, ma non ho messo. Non ho messo far da terra quest'anno. Porca miseria, dove li ho messi? Vabbè, insomma. Un po' di contouring. Facciamo vedere che siamo stati in piscina. Perché qua sono già andati in piscina. Quando ci sono stati dei giorni che c'è stato il bel sole da piscina, ma insomma io non ce l'ho più voglia. Dopo ci piazziamo tanto di quell'acqua Surge di Clinique. Sì, io quando metto un po' di terra abbronzante non metto fardo, forse sbaglio. Boh. Qui perché ce l'abbiamo cadenti. Oddio, sta durando un sacco. Ah no, sta pure lampeggiando. Niente, spengo così magari per vedere. Metto qua questa con questo parka in seta, il vestito è lungo fino a giù, sicuramente provo a vedere se si vede da qua. No, non si vede. Per far divertire più che altro i bambini con la fata che è qui. È giusto che io sembra sempre che io voglia essere The Devil Dressed Prada. È giusto che io sia così. Ok, ho questo. Ho questi bracciali che metto sempre, un serpente, visto che l'anno del serpente, un bianco e nero. E cosa c'ho di bianco e nero? Ah, cosa c'ho di bianco e nero? I capelli. Vabbè, insomma, più che altro una pagliaccia. Baci, poi farò qualche cosa della festa. Questo è l'effetto finale. Ho aggiustato un po' il blu del rossetto e ho messo il quello di Max Knob. Comunque c'è un tono di blu dentro e niente, sono vestita. C'è un po' di differenza tra petto e cose, però insomma, vabbè. Ho cambiato anche gli orecchini, ho messo i miei lampadari. Ok. Se non faccio tardi farò lo strucco.